Dalla Puglia alla Calabria, dal Garda all'Umbria, dalla Sardegna alla Toscana. Vi sono innumerevoli esempi di olivi monumentali, spettatori millenari, di un racconto assolutamente straordinario sotto ogni punto di vista. L'olivo è il grande testimone del popolo mediterraneo. Ogni olivo si porta dentro, dai tempi del mito di Atena, i profili dei suoi migliaia di custodi. A Massarosa si trova un olivo molto particolare, l'ulivo millenario, una splendida pianta che abita la valle di Campo Romano a Piano del Quercione da almeno 1000 anni. Alessio, perché lo chiamano l'ulivo millenario dai 30 zoccoli? In realtà, cioè, prima si chiamava l'ulivo millenario, però poi parlando un po' qui in zona, qualcuno lo chiamava l'ulivo dei 30 zoccoli. Sicché abbiamo fatto una veloce ricerca su questa vicenda, abbiamo scoperto in realtà che è uscito nel 700, quindi quasi 400 anni fa, un libro di un certo George Christopher Martini, che era un nobiluomo di quelli che avevano tanta voglia di girare, tanto avevano un sacco di soldi e tanto tempo. Sicché lui fece un giro in Toscana e raccontò un po' tutte le particolarità che trovava in Toscana. Quando arrivò qui in questa zona, lui scrisse proprio testualmente: nella tenuta Minutoli e Bottini, che Minutoli, no, ma Bottini è ancora una famiglia che esiste ancora, vi è un olivo di dimensioni particolari. Sono andato all'epoca della raccolta delle olive e c'erano 13 contadini che battevano, perché chiaramente all'epoca si faceva a mano e andavano tutti su sull'albero e battevano la pianta con le pertiche. E quindi lui ha detto, però fra l'altro la cosa curiosa, alla base della pianta c'erano praticamente 13 paia di zoccoli, perché i contadini all'epoca usavano gli zoccoli di legno, quelli tipo olandese, no? Certo. Ecco. E quindi ha detto 13, 26, 26 è orrendo, c'è il castagno dei 100 cavalli, chiamiamolo l'olivo dei 30 zoccoli. E quindi il nome è nato da lì fondamentalmente. È rimasto, diciamo, nelle varie leggende, nelle varie cose, e poi dopo è stato, diciamo, informatizzato, e questa è la cosa più divertente, 2 o 3 anni fa, e a un certo punto venne un turista straniero, fece 2 foto, fece le solite cose, e dice, what's the name of this tree? Qual è il nome di questo olivo? Io ho detto, l'olivo dei 30 zoccoli. Oh, ok, thank you, e se ne andò. Passa un po' di tempo, ne arriva dell'altra. E a un certo punto dico, ma scusa, ma voi come fate a sapere che c'è? Yeah. Mi mette su Google Maps, c'è l'olivo dei 30 zoccoli e Piano del Quercione. Quindi praticamente è stato internazionalizzato adesso. La datazione di un olivo non è mai semplice da farsi, e soprattutto in questo che ha diverse diramazioni. Ma più o meno quanti anni ha questo olivo? Allora, quando sono arrivato qui lo chiamavano l'olivo di Cristo, quindi tutti gli davano 2000 anni. Però erano le classiche esagerazioni, diciamo così. Poi mi sembra nel 2009, quando si insediò il Larini come sindaco, fecero, diciamo, un giro promozionale di Massarosa insieme ai dirigenti della Salov, e vennero qui a vedere l'olivo millenario insieme a un professore di botanica dell'Università di Pisa, cioè Mario Fiorino, fra l'altro, si chiama. Lui si chiacchierava del più e del meno e gli disse, ma secondo lei che età? E lui lo guardò e disse, ora facciamoglielo anche vedere, io posso col radiocarbonio cercare di datare le parti più antiche della pianta, però come succede sempre l'olivo tende a crescere e allargarsi e a marcire all'interno, quindi dice io le parti originarie non le trovo di sicuro, però considerando l'estensione della ceppaia, diciamo il blocco delle radici e tutto, lui gli aveva dato più o meno 600-700 anni. Che secondo me è plausibile. Un tempo era molto più rigoglioso di oggi, anche se ha ancora una circonferenza di circa 10 metri, un'altezza di 9 metri e una chioma di 10 metri. La vecchiaia e i moderni problemi dovuti ai cambiamenti climatici e di inquinamento dell'aria lo hanno portato ad assumere una forma unica nel suo genere. Al centro è come svuotato e i tronchi che si diramano sembrano appartenenti ad ulivi diversi. In realtà fanno capo tutti alla stessa ceppaia. Alessio, la ceppaia è la parte più antica, però questo ulivo accanto? Sì, dunque, come avevamo detto prima, Mario Fiorino guardò l'interno e disse che probabilmente la parte più vecchia non esiste più. Però, come ha detto anche questo professore di botanica, la ceppaia è unica, quindi geneticamente questa qui è la stessa pianta, tranne questo pezzo qua. E qui abbiamo avuto una lunga discussione, perché
questa, diciamo, ceppaia qui è separata nettamente, però geneticamente è la stessa pianta, perché nel 91 c'era un blocco, diciamo, di queste dimensioni qui, ma veramente saranno stati 10-15 tonnellate di legna, e il 91 fu un inverno particolarmente piovoso, quindi a un certo punto sotto il peso della pioggia cadde una ceppaia. Rimetterla dentro non era possibile, ormai le radici erano rotte, quindi abbiamo fatto la cosa più logica che fanno gli olivicoltori: l'abbiamo tagliata alla base, l'abbiamo ributtata dentro con la ruspa e chiaramente ha ributtato. Quindi dal 91 al 2021 questo è un olivo di 30 anni, però tecnicamente e geneticamente è la stessa pianta originaria. Sono molti i turisti che vengono a scoprire questo olivo? Abbastanza. I primi tempi, come abbiamo detto prima, venivano soprattutto scolaresche, licei, insomma, diciamo comitive di zona. Molti escursionisti, cioè tutte le varie organizzazioni anche ambientaliste che organizzavano escursioni nella zona, facevano il giro da Campo Romano c'era un frantoio a pietra ancora, e quindi poi giravano sopra, venivano qui, guardavano l'olivo, adesso guardano anche le api e poi vanno via. Poi sono cominciati ad arrivare i turisti stranieri, che a parte internet e Google sono molto più esperti degli italiani di tutte le, diciamo, i parchi, le oasi naturalistiche, le particolarità del territorio, le conoscono meglio di noi italiani, e quindi durante l'estate arrivano sempre le comitive dei turisti, si fermano, fanno due foto, guardano, vanno via, quindi abbiamo un certo movimento, ecco. Si dice che una volta addirittura in questo cerchio si riunivano gli anziani seduti con un tavolo e sedie e parlavano a pomeriggi e serate intere. Sì, è vero anche questo. C'era qui dentro un tavolino molto bello, fra l'altro, di un mosaico di pietra, era rimasta soltanto la base e poi piano piano è andata distrutta. E in effetti gli anziani si mettevano in questo tavolino con quattro sedie e facevano le partite a scopone, soprattutto la sera d'estate quando rinfrescava, e chiaramente l'ombra dell'olivo aveva il suo scopo. Produce olive ancora questo? Sì, produce ancora. Ma sono diverse dalle altre o no, essendo così anziano? No, sono olive enormi, però secondo me è una razza diversa da quella di tutti gli olivi di zona qui, perché sono molto strette e oblunghe, mentre invece le altre qui, delle altre olive, sono piuttosto panciute. Ora, non so se è un problema di concimazione, ma secondo me è un problema di qualità, perché ci sono varie razze di olive, c'è il frantoiano, il moraiolo, il leccino, che io non ho mai saputo riconoscere. Però effettivamente sono diversi nella foglia e nell'oliva. Ma lei è orgoglioso, immagino, di far vedere a chi viene qua, soprattutto se sono turisti stranieri, questa meraviglia. Certo, è ovvio. Qualche aneddoto particolare che qualche turista le ha chiesto e magari ha avuto delle risposte anche divertenti? No, in realtà no. Cioè, vengono tutti, chiedono fondamentalmente le stesse cose, no? Quanti anni ha, come mai è qui, che poi di solito la cosa più interessante è sempre che divagano, nel senso che magari qualcuno mi chiede dove sono altri alberi, quindi magari io gli indico la quercia di Gragnano, oppure gli dico il castagno dei 100 cavalli, che ovviamente è lontano. Poi c'è anche quello classico che, dopo la meraviglia naturalistica, mi chiede: ma dov'è una trattoria dove si mangia bene? Se c'è un olivo millenario, chiaramente. Ecco, olivo, olio, fettunta, pane, mangiare, e quindi dopo uno cerca di mandarli, che so, da qualche parte a Massarosa o sulle colline a cercare un posto dove mangiare bene. Sagra del colesterolo, insomma. Ecco, esatto. Senta, ha bisogno di manutenzioni particolari questo olivo? Sì, diciamo, allora, quando io sono venuto qui nel 78 era veramente malmesso, cioè la chioma che ora vedete non esisteva quasi, c'erano un po' di rametti spelacchiati e via. Mi dissero all'epoca che era un problema di inquinamento, ma un inquinamento proprio locale, nel senso che lì, dietro di noi, c'era un palo dell'Enel che portava la corrente a Siava. Quando buttarono le fondamenta del traliccio, praticamente arrivò una ruspa e una benna e persero una notevole quantità di gasolio che permeò il terreno, e da lì l'olivo ha cominciato a deperire un po'. Poi noi, quando siamo arrivati, gli abbiamo fatto tutto questo terrapieno, che l'ha sicuramente aiutato molto, un po' per chiaramente mantenere l'umidità e per dargli terra nuova. E poi adesso per il momento ci si limita a praticamente ogni febbraio a mettere 2 o 3 sacchi di concime naturale, e hanno fatto effettivamente nell'arco di 30 anni il miracolo.
Vengono anche esperti botanici a occuparsi della cosa, a vedere lo stato di salute? No, direi di no. È venuto un giorno il comandante della forestale e lì abbiamo fatto una chiacchierata molto simpatica, perché chiaramente uno della forestale è appassionato e quindi ci siamo sviscerati, abbiamo preso un caffè e tutto il resto. Diciamo, le istituzioni non se ne occupano, se dobbiamo essere sinceri. L'unica cosa che potrebbe essere un aneddoto è che c'è una legge regionale sugli alberi monumentali che prevede grosse sanzioni per chi lo dovesse incendiare o demolire. Quando sono andato a leggere ho scoperto che la sanzione sono 400 euro. Ora io ne faccio 1200 di legna, quindi in teoria ci guadagno 800 euro a farla a pezzi. I suoi rami, vivi e vegeti all'esterno, ma secchi all'interno, sembrano volerci insegnare qualcosa. Come un avvenimento. Ciò che accade al di fuori può anche non intaccare la natura, ma la sofferenza e il degrado si vede dentro. Posizionandosi al centro dell'albero, prestando attenzione, guardando verso l'alto, si viene come risucchiati in un vortice. Il cuore vivo dell'olivo che batte, i suoi tronchi come braccia che ti stringono e le sue foglie come dita che ti sfiorano, regalando emozioni. Alessio, come mai questa corda? Quella ha incuriosito tutti, effettivamente. E fu dopo l'evento che portò a questo albero qui. Nel senso che, come ha visto, allargandosi, come tutti gli olivi, tende a espandersi sempre in fuori. Ma e se le radici non sono particolarmente profonde o tenaci, c'è il rischio che cada. E infatti questo è già abbastanza a rischio. Si vede, perché è praticamente poco corposo alla base e molto pesante su. Quindi qui nella zona non si sapeva bene cosa fare, arrivò un tecnico del comune, di cui non facciamo nomi, che consigliò una gettata di cemento armato con una struttura in ferro che teneva. Pazzesco! Pazzesco! Quindi con i contadini del luogo, che come al solito i contadini sappiamo benissimo che sono i più esperti di tutti, si è detto ma leghiamolo. Che sono andato in Darsena, ho trovato un mio amico che ha un cantiere, mi sono preso una gomena di queste qui da navi, che sono belle solide, e con calma, con le scale, siamo andati su e l'abbiamo circondato tutto. In questa maniera praticamente il peso esterno lo regge la corda e non si rischia con vento, pioggia o così via che ne venga giù un altro pezzo. Tutto qua.